noi siamo qua. Buongiorno. Buongiorno, venerdì. Siamo già un po' più veloci, no? Perché sì, formato veloce, prima del weekend. Sì, veloci, veloci, veloci. Qualcosa di non pesante, qualcosa no, di fresco, no, guarda, qualcosa per... Allora, cosa facciamo? Se vi ricordate, nel 2023, che sembrano sei anni fa, invece erano poche settimane fa, avevamo parlato di queste 52 cose interessanti che il nostro amico Tom Whitwell aveva trovato nel 2023. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti guadagna 100 milioni di dollari all'anno gestendo le slot machine utilizzate dai soldati nelle loro basi. Quest'uomo ha ispirato altre persone a fare altrettanto. È giusto, perché fermarsi a Whitwell? E quindi abbiamo il mitico Jason Kotke, che salutiamo, anche lui sicuramente grandissimo ascoltatore di Hacking Creativity, che ha detto, ve ne dico anch'io 52. Ma cose che hanno scoperto? Cose interessanti che hanno imparato nel 2023. Che sono concetti, non è che ho imparato a far la legna, sono concetti, dei fatti. E chi è Favot se non uno che va a cercare queste liste? Eccomi qua, sono i miei link preferiti. Certo, certo, lo sappiamo, lo sappiamo. Premessa, lo sapete, però magari qualcuno è nuovo, come ascoltare questa puntata? Roba magari non vi interessa, roba vi interessa, roba oggi non vi interessa, tra due settimane vi ricordate della cosa che ha imparato sto qui, dite cacchio, eccomi. Ecco la svolta, bravissimo. E aggiungo una cosa, alla fine di questa puntata, quando avete fermato la macchina, fermato l'aspirapolvere, usciti dalla doccia, dove ci ascoltate, segnatevi le cose che vi sono piaciute di meno. Questo è un trick, perché in realtà forse sono quelle che vi possono dare la chiave. Ok, vai. È importante che tu sappia, caro Edoardo, che il sistema metropolitano di San Francisco, io ci sono stato più volte, disse dandosi un tono. C'è la metro? Sì, c'è la BART. Ah, la BART. Ok, alcune parti della BART funzionano ancora su floppy da 5 e un quarto. Eh beh. Per i giovani all'ascolto, sono dei floppy grandi come una... No, no, parti prima, cos'è il floppy? Non è che devi dire... Ah, vero, vero. È proprio indietro devi partire. Il floppy disk è una specie di CD quadrato di plastica che si metteva all'interno dei computer per caricare... Disco magnetico. Sì, sì, una cosa che si rompeva tantissime volte, si smagnetizzava, era un incubo. Sai fare il rumore, te lo ricordi il rumore? Dai, facci il rumore. Sono sicuro che Mirko troverà il rumore del floppy disk. I floppy, quando mi si inchiodavano, già lo ero... Poteva essere tipo... Non il sommelier, come si è quello che c'ha l'orecchio... Ah, sì, il... Dal suono capivo che le cose stavano andando male. È vero che imparavi quella cosa che lì. Faceva... Ai, si sta inchiodando. Non so chi ce l'aveva, se tu ce l'avevi, ma stessa cosa quando, attenzione... caricavi con le musicassette i videogiochi nel Commodore 64, lo capivi subito dal rumore. Sì, sì, faceva, iniziava a fare un suono che ci sta provando, ma non gliela fa. Madonna, quando c'erano i giochi complessi che caricavano per minuti e minuti e certe volte non funzionavano proprio all'ultimo secondo. Quanto tempo è passato? Io 10 anni, 30 anni fa, sì, per caricare un gioco... Che adesso ci metti meno di un secondo. Molto pacco. Sì, terribile. Tu mettevi la cassetta, premevi play e aspettavi... Io aspettavo mezz'ora anche di caricamento. Ah, anche sì, i giochi più nuovi erano lunghissimi e non sempre caricavano. Ti ricordi che c'era anche il gioco delle testine che dovevi girare a un certo punto, certe volte era allineato, certe volte no, c'era tantissima roba. Sì, io ero un po' più floppy, io sono un po' più giovane di te, ero un po' più... Sì, stai vuol dire, stai ero calmo, un po' più, eh. Io ero floppy, non è dire che ero più giovane. Rendiamoci conto che questi floppy sono ancora alla base di un sistema che trasporta esseri umani e che potrebbe, insomma, in qualche modo essere molto complesso. Cioè il computer va con questi floppy. Okay. Esatto. Seconda informazione importante, i bibliotecari della New York Public Library hanno scoperto che fino al 75% dei libri pubblicati prima del 1964 potrebbero ora essere di pubblico dominio. Questa è una notizia che, se tu ti fermi un secondo a pensare, è clamorosa per i creativi. Pubblico dominio vuol dire libero da diritti, che posso pubblicarmele io. Puoi ripubblicarli, puoi rifarci un film, però diciamo questa cosa qui del
pubblico dominio, secondo me è ignorata da noi creativi in maniera colpevole, perché trovi talmente tanto materiale, anche immagini. E però cosa ci fai, scusami? Ad esempio, io ci farei subito un canale YouTube con 10 pezzi d'arte di pubblico dominio, con sotto una canzone di pubblico dominio, per ispirarti 10 minuti di arte, e farei dei moduli di questo tipo, ad esempio. Però puoi fargli vedere, cioè anche se un pezzo d'arte ha i diritti, puoi comunque farla vedere, quindi... Sì, però qui sei sicuro, tranquillo, che non succede niente. Però vabbè, sì, comunque sì, assolutamente la puoi fare. Beh. Per me la roba più interessante che ho visto è la pubblicazione dei libri. Lo fanno in tanti, sì. Che vedi che stesso testo, libero, vedi che in tanti ci provano, dico, almeno copertine diverse, o comunque materiali diversi, copertina diversa, rimaneggiato un attimo, magari libri anche, Pirandello, non lo so, sì. Che però, insomma, chiunque può pubblicarli e trovare una chiave per... Cioè, perché alla fine, vi ricordate questa idea su cui ormai sono diventato un po' ossessivo, no? Degli honest book, e se noi facessimo la versione bignami di tutti i grandi classici, attirandoci l'ira dei critici, però ma lo puoi fare adesso, no? Se sono libri da diritti. Abbiamo tolto quelle 300 pagine inutili a questo ma libro sì, classico, sì. Basta, ne bastano 100. Basta. Andiamo avanti. Allora, il Gangkar Puensum, che tu conosci, che è una montagna del Bhutan, che ha un'altezza di 7570 metri. Sì, un bel rifugino sopra, ricordo. Fanno una polenta. È la montagna incontaminata più alta del mondo. L'alpinismo è vietato in Bhutan dal 2003. Cioè non si può fare alpinismo in Bhutan. Caspita. Pazzesco, eh? Mi si è aperta l'immagine di quei filmati che continuo a vedere. L'altro giorno ho visto un video di questo... Sherpa che stava accompagnando un altro, sì, che ha trovato questo tizio sull'Everest a pochissimi metri, 10 metri dalla cima, che stava malissimo, se l'è tipo caricato sulle spalle, tipo con le corde se l'è legato dietro, l'ha riportato giù sto tizio che è andato a scalare l'Everest. Ma sono scene come tutti i vari morti che ci sono lì, certo. Lasciano lì, sono ben congelati tra l'altro, e no, prende quelle scene che dici, ma come può non essere controllata, no, questo tipo di turismo, dove A c'è troppa gente e B c'è troppa gente scarsa che non ha la preparazione per fare una roba così estrema, no? Andiamo avanti, più leggeri. Allora, il fondatore di Lululemon, che è un marchio di abbigliamento americano, scelse quel nome per l'azienda perché pensava che sarebbe stato divertente sentire i giapponesi provare a dirlo. Lululemon? Lululemon. Cioè, pensa che stronzo. Ma perché? Cioè, è assurdo. E questa è una marca famosa. Ok. Andiamo avanti. Gli uragani non attraversano l'equatore. Tutti questi link li trovate nei nostri appunti, per cui tutte queste notizie che vi stiamo dicendo hanno all'interno un altro link di approfondimento. Quindi non sono cose sparate a caso, ok? Gli uragani non superano l'equatore? Non attraversano l'equatore. L'equatore, scusami, per un amico chiedo, è quello così, sto nella webcam, è quello così o quello per così? No, è quello... Tagli la terra lateralmente o dall'alto in basso? Non lo so. No, dimmelo perché mi interessa, sto punto. Cercalo. No, è quella, diciamo, orizzontale, mettiamola così. Sei sicuro? Lo devo cercare? Sì, no, è quella. Quindi se si crea sopra, non va giù e viceversa? Esattamente, per cui ci sono delle immagini su questi link dove vedi tutti gli uragani sopra e sotto il livello dell'equatore, ma in mezzo c'è questa striscia totalmente pulita. Ma perché è piatta la terra, no? Diranno così alcuni. Può essere. Vado avanti. La parola computer in Islanda si traduce come profetessa dei numeri. Questa mi ha fatto flippare, come dicono i giovani. L'acqua in bottiglia ha una data di scadenza, ma è la bottiglia, non l'acqua, a scadere. Però scade anche l'acqua in quanto c'è la bottiglia che scade. È successivo, però scade prima la bottiglia dell'acqua, secondo questa cosa. Ah, certo. Ma sai, non è il nostro caso, eh? Però per chi fa, sai, quelle cose tipo appuntamenti, no? Che mano che stiamo dando a rovinare l'appuntamento. No, ma ti ho mai detto che per rompere il ghiaccio, i tornai, gli uragani non superano, e l'altra, wow, ma allora, ma come fai a sapere tutte queste cose? No, ma magari il primo appuntamento, ascolto un podcast, vi sedete al ristorante e tu potresti dirle, o tu potresti dirgli, ma lo sai che il detenuto è il nono tipo di famiglia più comune in America? No, non ho capito. Il detenuto? Cioè, è presente i gruppi familiari, no? Cioè, tu devi segnalare, cioè, lo stato civile è detenuto, nel caso? No, cioè, semplicemente hanno fatto la composizione delle famiglie, e tra queste famiglie, le più numerose al nono posto, ci sono i detenuti, che quindi sono persone che vivono in cella con altre persone. Come ti
tipo di sistema familiare. Sai che non ho capito allora? Allora, i sistemi familiari ci sono papà, mamma, un figlio, papà, sì, mamma, sì, due figli, papà, mamma, x figli, poi single, poi single, vive da, okay, single che vive con amici, poi gruppi eterogenei che vivono, e fino ad arrivare a detenuti. È un tipo di famiglia. È un tipo, considerato un tipo di famiglia. Ah, ok. Magari questa cosa qui al primo appuntamento non la dire. No, vediamo la prossima, magari più. Ciao cara, lo sai che gli esseri umani hanno pompato così tanta acqua sotterranea dal suolo che hanno cambiato l'inclinazione dell'asse terrestre di 31,5 pollici verso est? Cioè abbiamo cambiato, beh, addirittura l'inclinazione dell'asse terrestre. Un icebreaker mica da ridere, eh? Sì. Qua è metà del lavoro è fatto, eh? Sì, sì, sì. Colpo di grazia, corne, abbiamo un'altra... Però adesso è lei che cerca di conquistare lui. E come lo fa? E dice, anch'io non sono da me. Lo sai cos'è il Great British Kettle Surge? No. Allora, questo è pazzesco. Posso dire pazzesco? Possibile, no, che posso... uno sceneggiatore di punta non abbia dei sinonimi? Scriveteli su un post-it. Allora, io, cioè, diciamo, scrivo tutto il giorno... parole le finisco lì, non ce le ho qua. Allora, questa cosa qui, amazing, seguimi e immaginati la scena. Questo Great British Kettle Surge è l'accensione simultanea del bollitore nelle case britanniche durante le interruzioni pubblicitarie di programmi televisivi particolarmente popolari, con conseguenti sbalzi di corrente. Ma anche adesso c'è sta roba? Sì. Cioè, che ne so, stai guardando Doctor Who o non so cos'è, Britain's Got Talent, non lo so, a un certo punto c'è la pubblicità e tutti si alzano a fare il tè e quindi c'è l'abbassamento. Beh. No, che figata sta roba. Beh, questo dovrebbero sfruttarlo i pubblicitari. Magari lo hanno già fatto. Bisogna cercare su internet. Sì, sì, nel Super Bowl, no? Che sa, magari sai una roba del genere. Ma cosa fai? Vai in bagno durante degli eventi grossi, tipo Sanremo. Ecco, proviamo Sanremo che sta arrivando, no? Che tanta gente lo guarda. Pubblicità è... Ma sai quando c'è quella cosa del... C'è sempre la statistica di quando sono i mondiali, che le statistiche di Pornhub vanno in giù perché la gente guarda le partite e non i porno. No, e poi scusami, aumentano... Hanno anche... sono andati avanti nell'analisi. Sì. Aumentano determinate... paesi o categorie in base a come è andata la partita. Cioè, ah, ok, c'è il dopo. Se sei euforico e hai vinto, riparte con determinate categorie che adesso non ricordo. Okay. Se è andata male, su altre, non so, magari quelle che picchiano, sadomaso, non lo so come funziona la mente in quel caso. Senti, parlando di colleghi, Ernest Hemingway, in tutta la sua collezione di opere, ha utilizzato solo 59 punti esclamativi. Uno che non abusava della punteggiatura. È importante questo. Scusate, fin qui, adesso fate voi mente locale, quante ne state tenendo, non per forza questo appuntamento, ma per il progetto Le Secolo? Siamo in positivo? Speriamo. Secondo me sì, e con questa aumentiamo la creatività. Non ho approfondito perché non ho avuto tempo, ma ripetiamo, c'è il link per ogni notizia. Sì, vai, vai. Le bande criminali svedesi utilizzano falsi stream Spotify per riciclare denaro. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, l'ho letta molto velocemente, quindi non la voglio riportare in maniera non corretta, però fondamentalmente soldi passano per i bitcoin, e poi con i bitcoin pagano queste false band che fanno milioni di streaming. Cioè un giro di questo tipo. Sicuramente ho detto una stupidaggine, andate a vedere il link, però è pazzesca solo la one line. Sì, sì, che dici magari sono delle band fittizie che con dei bot generano ascolti, gli arrivano revenue. Ammazza, che roba complessa, mamma mia. Tra l'altro, a proposito di bitcoin, una delle notizie è questa: per anni, a partire dal 2018, ogni copia di macOS, ok, che tu scarichi e installi, ha incluso una copia PDF del white paper Bitcoin di Satoshi Nakamoto. Non lo sapevo, tu lo sì, sapevi? Lo sapevo io, non so dove trovarla, ma c'è. Allora, c'è questa notizia che tu, nella puntata della volta scorsa, l'hai anticipata. Cioè, c'è un barbiere a San Francisco che ha una modalità silenziosa per i clienti che non vogliono parlare con lui. L'altra volta ti ricordi che avevi detto, no? Non mi devi parlare, sì. Vado con le ultime che sono molto divertenti. Allora, tranne questa. Una triste e due divertenti. La prima, quasi il 75% di tutti i film dell'epoca d'oro del cinema muto, quindi 1912-1929, sono andati perduti. Quindi praticamente tre quarti sono andati. Prima cosa divertente, ed è la penultima di oggi, le persone che si iscrivono a studi genetici sono geneticamente predisposte a farlo. Questo mi ha fatto ridere. Certo. E l'ultimo, chiudiamo col botto, non dico pazzesco, l'ho detto. Amazing. Quasi 800.000 targhe del Maryland hanno un URL, ok? Mm.
che riportava a una cosa di Stato. Solo che hanno fatto, hanno lasciato scadere la registrazione del dominio. No. Qualcuno l'ha preso e adesso punta a un casino online delle Filippine. Ma scusa, ma dov'è sulla, è la targa, no? Sì, c'è la targa nell'URL. Cioè, scusami, c'è l'URL nella targa. C'è il sito anche dove puoi vedere i domini che sono appena scaduti, eh? Ah, vedi, anche questo è interessante. Bene. Quante cose abbiamo imparato anche oggi? Quanti appuntamenti saranno andati malissimo? Ma non è detto, non è detto, non è detto. Magari vi trovate due persone. Anche ma... tu hai ascoltato. No, ma... no, ma l'ho già sentita questa cosa. Ma allora tu ascolti Hacking Creativity? Ma no, lì è. Boom. Lì è andata. Scrivetevi gli appunti, così vi avete tutti questi bellissimi link. E oltre, perché sono alcuni abbiamo letti. Sì. Vi aspettiamo come sempre nella nostra community, perché poi la chiacchiera continua, sì, durante il non weekend, si ferma mai. La settimana. Un sacco di bella gente, venite a trovarci, link by Me Coffee in descrizione. Chiudo salutando tra i vari personaggi che si sono iscritti Gianluca. Se tu quando ti iscrivi puoi lasciare un messaggio, sì. Ha scritto: se ascoltando una puntata hai trovato l'idea giusta, ah no, questo è quello che dite voi, e idee giuste me ne avete date tante, quindi eccomi qui. Bravo, bravo, bravo Gianluca. Va bene, ci vediamo, ciao, 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 ciao. Buon weekend. Deli. Sarà un delirio.